Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro Tron Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 2022. Pronti a scendere in pista? Siamo in Messico, il Gran Premio del Messico. Ho cambiato una cosa, ho messo le qualifiche, come potete vedere in alto a destra, a metà dello schermo a destra, formato delle qualifiche tentativo unico. Quindi andiamo a vedere se questo ha effettivamente portato un cambiamento a quelle che erano le qualifiche, secondo me, buggate. Penso di sì, ma non vorrei che il mio giro praticamente perfetto e per i miei standard, intendo, e anche magari il fatto che la pista sia particolare, non lo so, magari andiamo un po' più veloci in pista, sono già schierati Arrivato il così. momento del Gran Premio di Città del Messico, Magari corsa questo può gara che ha visto la influire, non prima è vittoria tanto il al mondo della cambiamento Honda nel di metodo, 1965. insomma, L'americano Richie delle Gint, qualifiche, ma partito in terza posizione magari diverse sfavorito con un coincidenze, Red non lo Bull che si è so. Fatto mostrato sta che è molto andato forte nelle recenti stagioni, molto riuscirà a bene la mantenere il suo qualifica. record con un'altezza di Bella, bella, 2.285. molto bello. La gara inizierà Andiamo tra per la poco, vederla, ecco questa come si presenta griglia. la griglia per la giornata di oggi. Lando Norris ha fatto segnare un gran È tempo sul giro 38 ieri, e oggi è in maledettissimi pole position. millesimi. Il ragazzo d'oro completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Tanta roba, eh. Leclerc, Mick Schumacher, Carlos Sainz e Russell. Andiamo a vedere anche il Maldonado, resto Perez, con Perez molto Albon arretrato, ma va e bene, abbiamo già Jenson vinto la Button. rivalità. E Ocon, Push the Button in Gasly, decima posizione, era Kevin undicesimo, ma Magnussen e Verstappen ha Verstappen ricevuto la inizierà più penalità, indietro a quindi. causa di una penalità in griglia di partenza presa in Ma noi siamo precedenza. qui per vedere il signor Latifi Drugovic, dove si è Tsunoda, piazzato. Tifi? Guanyu Zhou e Daniel Tictum, Oscar Piastri, Ah, Stroll, 21-22. Schwarzman, 22 con appeso la penalità, griglia in griglia di bravo. partenza e Penalità, Nicolas senza Latifi. penalità sarebbe stato È comunque quasi il l'ultimo, ma momento va di bene. accendere i motori, si scende in pista. Scendiamo in pista allora. Una curiosità. Bella, la curiosità sempre. Allora, a quanto pare, spero, le qualifiche. Ho provato per questo Gran Premio a mettere la qualifica tentativo unico, quindi col fantasma, per avere, oddio, riferimenti mica tanto, perché spesso sono anche distrattivi i ghost degli avversari. Siamo sempre stati lì con Verstappen. Abbiamo allungato nel secondo settore. Nel terzo settore, quando si entra nello stadio con tutte quelle curve strette, proprio all'ultimissima curva ci è passato davanti per quei millesimi il buon dopando Norris, e quindi ci ha beffato sul più bello per quanto riguarda la pole position. Però noi non demordiamo, non ci facciamo 4 giri e mezzo addirittura, non ci facciamo abbattere. Ma 4 giri e mezzo no, ma 4 giri sì, perché qua in Messico ci è già capitato di restare a secco. La strategia selezionata è quella corretta, non iniziare a rompere le balle. 8-10, l'ho selezionata 7 volte, ok. E let's go, signori. Andiamo a vedere anche le scelte degli altri piloti. Sembrano un po' tutti sulla gomma Ci soft, siamo, eh? eccoci. Credo Il di giro di sì. formazione sta per Tutti iniziare. con la Le soft. temperature del tracciato sembrano cocenti. Staremo a Eh vedere sì, come gli Messico fa ingegneri caldo. gestiranno questa condizione. Occhio le gomme, quindi. Allora, forse non siamo velocissimi sul rettilineo, ma in gara è Si sempre tutto avvicinano alla griglia di diverso. partenza In e qualifica Norris vedevo che volta la perdevo un testa pochino sul per rettilineo. poter effettuare la Però pole la macchina position. è agile, si guida bene, Riuscirci e bisogna stare portare attenti ad alcune secondo. In curve che caso sono contrario, maledettamente Jensen finirà fuori bastarde. dalla top 10. Però dovremmo avere le carte in regola per far bene, per vincere anche. Si spera, meno di sorprese, così come è stato ad Austin, la maledetta safety car, quei maledetti metri ci hanno separato dalla vittoria che ha portato a casa Mick. Let's go però, pronti, concentrati. Vada, Tifi, vada. Attenzione, Sainz, da dove è arrivato? Adesso io voglio sapere chi è quel coglione. Ah, perché io devo ricevere l'avvertimento. Ma stai scherzando? Sono davanti, mi ha distrutto tutto sotto scocca. Adesso questo inizierà, Lucio danni sotto scocca, bla 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 bla. Merda. Speriamo di non risentirne.
Minchia, ci ha tirato una trambata, ci ha tirato. Vabbè, almeno ci siamo levati di dosso le due Ferrari. Stiamo attaccati al buon Lando adesso. No, dai. Ma c'è da dire che siamo sopravvissuti al primo giro dove tutti cercano sempre di assassinarci, quindi bene. Facciamoci vedere su Norris. Restiamo vicini che il DRS è importante qui. Facciamoci sempre vedere che magari lo facciamo sbagliare per quanto ci sta chiodando parecchio davanti. Occhio. Ah, male. Male, impostata male quella curva. In uscita, in trazione, giro veloce ancora per Norris. DRS abilitato, ma il detection point è prima del traguardo, quindi non possiamo usarlo qui. E neanche qui, mi sa. Esatto, perché è un unico detection point per due zone di DRS. Quindi niente DRS, ma non siamo velocissimi, eh. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Sono convintissimo di questa cosa, ma va bene. Siamo vicini però. Sì, è così. Ma devi stare calmo, ok? Oh, Norris, che fai? Merda. Un pezzo di merda perché ci inchioda lì nello stadio. Così ci allontaniamo qua dove possiamo usare il DRS, ma possiamo usarlo sia adesso che dopo, quindi da qualche parte lo supereremo. Già qui? Già qui? Va lungo! Lo fai sembrare facile. Ne approfittiamo, visto che abbiamo ancora noi il DRS. Lo abbiamo fatto sbagliare. Che quel corvo l'ho mai detto, che ci fa slittare non poco le gomme. E adesso si fugge. Si spera. Cerca di fuggire. Ancora la possibilità di usare il DRS l'avrà anche sul rettilineo del traguardo probabilmente. Sono stupido. Eh sì, erroraccio, quel cordolo è da evitare a tutti i costi. No, oddio. No, no, fidati di me, ciccio. Come mi conosco e so come maltratto le gomme, prendiamoci all'ottavo, va, che è meglio. Lunghini.
qualche sbavatura di troppo e non riusciamo a staccarci per questo motivo. Ecco, un po' stretti, lo so. Il buon Lando. Però adesso 9 decimi. Ma qua perdiamo un sacco di tempo. Questo è il settore più lento per noi. Giro veloce però. 1.16.115 per il tono builder. Ma Lando Norris non molla, rimane qui, ancora DRS per lui. Bene così, qua lo può ancora usare. Ma qua no, non può usarlo, e allora via, si fugge, finalmente ce lo siamo tolti dal DRS. E let's go, giro veloce, 1.15.974. Non sappiamo dove sia il buon push the button. Stiamo finendo l'ers intanto. Ma a proposito di finire, 3 giri di benzina in più abbiamo. Ne ha messi 3 e mezzo, come al solito, direi che è abbondante, no? Un secondo e 8 intanto Norris, andiamo sempre d'occhio perché spinge. Due secondi, bene così. Sosta per noi, sosta per Lando che arriva in derapata. Si ferma. Leclerc e Hamilton si fermano. Sosta tutto a posto, 2 secondi e 9 sono. Dio, non è una sosta veloce, però va bene. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Perfetto, stiamo anche in... in aria pulita, senza traffico. Occhio alle gomme fredde adesso. Occhio alle gomme medie. 3 secondi e 5 di distacco su Norris. Ok, curve un po' discutibili, ma va bene. Se non ci danno i warning, vuol dire che va tutto bene, no? Piano. Push the button, rientra ai box.
Noi proseguiamo e abbiamo scampato il pericolo safety car per il momento. Attenzione però perché... No, ok, no, rispassa. Ok. Dovrebbero essere tornati tutti nelle loro posizioni ante sosta. Noi 3 secondi e 8, si continua a guadagnare su Norris, a meno di imprevisti dovremmo portarla a casa. Non diciamolo troppo ad alta voce. Va bene così. Non lo so, magari farò qualche tagliettino in più, visto che non c'è grossa bagarre oggi per il momento. Cioè sono una Minardi in gran forma e un Tonopita ancora di più in forma. 1.15 e 808, giro veloce. Non giro veloce. Giro veloce, ah sì, giro veloce. Solo l'ultimo settore funziona, ma comunque giro veloce. Bene così. Uno 15 445, altro giro veloce, mamma mia, mamma mia. Tito Res, attenzione, Verstappen fuori dalla sessione, ma sembrerebbe niente safety car. Ok, meglio così, assolutamente meglio così. Noi stiamo continuando a macinare i giri indicativamente sugli stessi tempi. 1.15.4, questo magari sarà un po' più alto, 1.16.5, perché effettivamente ho fatto qualche sbavatura. Però attenzione al nostro rivale per il secondo posto, out, bene così. Ferma così a lato, lo salutiamo. Ciao ciao il buon Max. Bandiera verde. Avevamo 13-16 punti, non mi ricordo più di preciso, ma con questo risultato scavalcheremo il buon Max. E fa morale comunque. Fa morale perché insomma noi volevamo addirittura vincere quest'anno, ma abbiamo trovato un dopato Lando Norris. Che però oggi non può nulla contro la nostra prepotenza, contro la nostra potenza, contro la nostra leggiadria con la quale affrontiamo le curve del Messico, i rettilini del Messico. E mentre ci apprestiamo a vincere la nostra quinta gara della stagione,
Non mi ricordo. Controlleremo. Oddio, forse 5 sono troppe. Però, ma qualche una l'abbiamo vinta, dai. Le ultime che mi ricordo sono Monza e Suzuka. Monza, Suzuka abbiamo vinto. Allora, carburante effettivamente mi sta un po' preoccupando. Ha visti anche gli 8 secondi e 9 di vantaggio sul buon Norris, mi preoccupo relativamente perché abbiamo un giro e mezzo in più. Dovremmo riuscire a farcela senza problemi, ma che vada, l'ultimo giro credo. Nel caso dovremmo farlo con un po' di lift and coast, ma no problem per noi. Concentrati però a cercare di spingere ancora perché si sa mai. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro, carburante per un giro di 20 circa, lui ci dice due giri ma ci sta mentendo. L'abbiamo preciso preciso mi sa il carburante, eh? Cioè oddio, non dovremmo arrivare comunque con la modalità carburante basso, quindi bene così, abbiamo fatto i calcoli giusti. Siamo a 10,8 secondi davanti a Norris. Abbiamo guadagnato poco alla volta, ma abbiamo guadagnato tanto. Oggi davvero non ce n'era per nessuno, quindi sarà anche un video corto perché stradominio, strapotere, succede poche volte, ma succede per fortuna. Per fortuna succede poche volte per lo spettacolo più che altro. Però è giusto così, è giusto così. Perché il duro lavoro deve essere sempre ripagato. Fuochi d'artificio, si illumina lo stadio per... Ok. Volevamo festeggiare prima del traguardo, fare un 360 così. Madonna che rischio. Sì che stavo andando anche piano. Rischi finali. Ma facciamo finta di niente. Mamma mia, meno male che avevamo più di 10 secondi di vantaggio. Ma guarda, nello spettacolo finale, all'ultimo giro. Per 360 lì, quanti lo fanno? Cioè, scusami. Se ci riesci, puoi approfittare degli errori altrui senza commetterne troppi. E minchia. Questo è un approccio che può portarti molto avanti. Abbiamo rischiato non poco, ma dettagli, dettagli, direi di andare a gustarci questo podio. Grande vittoria. Strada verso il podio per festeggiare un'altra fantastica giornata di Formula 1. Bravi noi, Lando sempre lì comunque, sempre comunque. Anche oggi si stappa e si schizza. Potreste farle un po' diverse però le coppe, no? E via, annaffiamo il nostro ingegnere. Non credo sia quello il buon Alex, però. Lando maledetto. Ma andiamo avanti e andiamo. Il ragazzo d'oro. Beh, lo direi anch'io. Meglio le gomme senza perdere velocità, un'abilità che torna molto utile nella Formula 1 moderna. I giochi in vetta ormai sono chiusi. Ma diamo sì. Diamo un'occhiata alla classifica per vedere il sorpasso su Verstappen. E andiamo a più 13 punti. Le altre scuderie hanno superato le difficoltà e sono risultati vincitori. La McLaren è di nuovo campione del mondo. Esatto, la McLaren ufficializza. Aston Martin scala la classifica, no? No. È stato un weekend fantastico sì. Per gli appassionati di Formula 1. Bellissimo, e non sarà l'ultimo.
Ok, perfetto. Noi siamo in seconda posizione per quanto riguarda i costruttori, credo saldamente perché ci sono una novantina di punti circa e se con 109 la McLaren si è laureata campione, noi con questi novantina di punti forse siamo campioni, però insomma è difficile che ci tolgano, no, campioni, scusate, secondo posto dovrebbe essere nostro. Qui invece dobbiamo ancora lottare un pochino con Verstappen che... Ahimè, si è ritirato clamorosamente. Nona posizione per il buon Push the Button, che si sta comportando bene, ma si potrebbe comportare meglio. E questo ci fa pensare per il pilota della prossima stagione. Quella è la cosa importante. Andiamo avanti, però. Andiamo avanti, signori. Fama aumenta. Qua gli sponsor sono molto soddisfatti. Una serie di gare che riusciamo a. Da agganciare tutti gli obiettivi prefissati, e quindi bene così. Ecco, il quarto sponsor a 25 di fama, secondo me è un po' troppo, però abbiamo già finito praticamente di sviluppare tutto, anche le strutture sono comunque, tra virgolette, maxate, quindi vabbè. Allora, mettiamo un po' di fama scuderia. Ma allora, guarda, non c'è. Di solito dopo un po' di una vittoria c'è festeggiamenti, no? Tour, punti risorse servono. Fama pilota, anche no. Punti risorse sì. A proposito di punti risorse, andiamo ancora a sviluppare qualcosina. Io farei magari quelli che costano di meno, in modo da farne di più e poi vedere se ci avanzano dei punti per quelli un po' più costosi. 600, questo 1200, quello 500, 12, 464, non c'è nessuno, giusto? 464, chi offre di meno? No, perfetto. Ok, vediamo se nel frattempo arrivano altri punti, credo proprio di sì. 30 qui. 3,50 qui. Ok, Attenzione. abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Ma non è vero che Saranno sulla pezzi? macchina prima della Allora, settimana un'impresa prossima. edile ci ha Questo non contattati. cambia Vorrebbe questo. Stai buono. Vorrebbe acquistare da noi un lotto di terreno per costruire un nuovo complesso residenziale. Farebbe comodo alla gente del reparto hotelaria che perde passeggiate in pausa per andare per le birdwatching. Ma come birdwatching? Ma no. Ma si parla di un bel po' di soldi. Cosa gli diciamo? Ma 50.000 ci può anche. Scusami, accetta? Come morale? Ma non è mona, certo consiglia. Un'area per i ragazzi del reparto telaio, ok. Com'è? Ma guarda, facciamo un Non è consiglio, stato dai. facile, ma ben Ma fatto. ci sta, dai, 20.000 il morale del nostro reparto telaio, che magari lavora più volentieri. Salta avanza, ma andiamo. Attenzione perché in Brasile ci sarà anche la sprint race. 8,74. Ne riusciamo a fare forse uno e basta. Facciamo questo da 8,16. Cerchioni leggeri. Vai. Ok, allora qua ci mancano 1.700, quindi 2.400 più 500. Facciamo un 3.000 tondi. E minchia, qua tanti. Problematica. Con tre gare alla fine dovremmo riuscire, ma forse al pelo. Al pelo. Va bene, signori. Io come sempre vi ringrazio. Vi invito a lasciare un like, un commento. È stata una gara. Magari farò diversi tagli, visto che siamo stati davanti per quasi tutta la gara, quasi tutto il tempo. E però vediamo, insomma, io come sempre vi invito a lasciare un like, un commento. Ci vediamo con il prossimo episodio. Prossima gara con Sprint Race sarà in Brasile. Andiamo verso la conclusione di questa stagione. No, due gare mancano però: Brasile e l'Arabia. Comunque, questa, signori, era la nostra quarta vittoria. Quarta vittoria, poche, troppo poche. Va bene, penultimo appuntamento e a posto così, ci vediamo con un prossimo video. Ciao!